Ma ciao Billy Gray, come stai? Con quel tatuaggio orribile che non si può vedere per un cazzo sulla testa. Proprio qua sulla fronte, proprio un terzo occhio. Ciao a tutti belli, bentornati sul mio canale, sono Adri. Terza missione per GTA 4, The Ballad of Gay Tony. Siamo ancora qua, a Liberty City, dopo che la missione scorsa abbiamo giocato a golf con le palle di uno, cioè proprio con le palle in tutti i sensi. E oggi siamo tornati con il nostro Luis Lopez. Like, iscrizione al canale e tutto quanto quello che vi dico sempre. E noi passiamo a Liberty City, signori. Ok, è bastato dormire tipo 6 ore e Tony è ricomparso, quindi Chinese takeout sia. A patto che trovi un taxi. Goloso, goloso. Fermati, testa di minchia. Vabbè, ti fermi comunque. Ecco, non serviva. Where to? Oh, you mean. Sì, ma quanto cazzo ci vuole, oh. Let's do it. Thanks, man. Ma che cazzo fa il bodyguard, fra? Tutto bene? Chinese take out. Tipo cinese da sport. No, quello è take away. Vabbè, ci siamo capiti, ok? Tony in? Yeah. Bruce Kibbutz e Roman. Roman si è sposato. Te lo vorrei ricordare. Maury. No, Maury. Maury, no, I got the money. Seriously, that's not the issue. No, I just want to make you happy. Is there anything else my team can do for you? No, we do events, parties. Ora si incazza. Anything you like. Just give it a think. All right, bye-bye. Dick. What's up, Dick? Oh, I don't want to think. Oh, non sei incazzato invece, non è Nico. Hey, Mr. Tony! You remember me? Of course. My business partner is Lopez. Yusuf Amir. What is up, homie? Not much. Hey, you guys want to join us maybe for a bit of this or a bit of that? We'd love to, but we gotta go deal with some business. Okay, good. Good seeing you. Yeah. Take care, huh? Whoa. And if you ever want to talk about franchising this place, huh? Just give me a call. We will. We absolutely will. Aight. Let's go. I'm in the mood, baby. Ya wallahi. Ha, ha. Wallahi. Ha. Okay. Cutscene molto significativa. Vamos. Dragon Heart Plaza. Take this gun, Luis. Just in case. Just in case. Oh, è vero, l'arma d'oro ci dà. Adoro quella mitraglietta. What can I say? It helps to be prepared. What are we doing in Chinatown? Take a guess. Another job for that Rocco. Oh yeah? And more on proud of yours. After what happened at the driving range, we still owe that wimpy fuck? I did a lot of dumb things in my life, Luis, but none of them were dumber than borrowing from those pricks. Really, though? Because you've done some real dumb things. I mean, you're still going out with Evan. This is serious. The fucking mafia. Even if we did have the money to pay them back, they wouldn't take it. They're gonna ride us into the ground. But you don't have the money, do you, though? Hey, what about that thing in London? That gotta pull us through this? Didn't I tell you? Shit, London ain't happening. And I wouldn't travel to that side of the pond anytime soon if you were thinking about it. Fuck, bro. Thanks for keeping me in the loop. Okay. Fuori dal cazzo. Perfetto. In that case, I guess my brother is in good hands. Oh, I lost. Seems the definition of family loyalty differs in your country. Ma ciao Billy Gray, come stai?
con quel tatuaggio orribile che non si può vedere per un cazzo sulla testa. Proprio qua sulla fronte, proprio un terzo occhio. You know, I grew up watching your kind getting killed on the TV. Hell of a show, I'm sure. But perhaps the show wasn't as much fun as the reality of that war. Perhaps not. Now I bid you farewell, sir. And don't do all that smack at once. On second thought, you know, go ahead. Do. Boo. Watch you, greaseball bum. I apologize for our associate's uncouth man. I can only say that our partnership with him is one of necessity, not volition. Please, you must be the famous Tony Prince. Famosissimo. Is Lopez my business partner? Mr. Pelosi has led me to expect much from this meeting. Ah, yeah, about that. Rocco has a tendency to promise more than he can deliver. That must have been weaned too early. Not weaned at all. As you can see, we are already behind schedule on this project. We need you to, how do I put this, to clear things with the planning department and to ease some licensing troubles. Hey, look, we're not lawyers, okay? We run nightclubs, pretty badly, too. We got enough trouble keeping the licenses on our own clubs, okay? We don't do licenses. Before I was being polite, Mr. Gomez, but I do not have to be. Do not have to be. You are not in a position to choose who you help and who you do not. Yeah, well, that kid's got a big mouth, okay? And he ain't in no position to be writing checks for us, okay? We are not going to be able to help. Period. Let's go, dude. Sorry to waste your time, Mr. You are not going anywhere until we have an arrangement. No, I'm afraid we are. There is no arrangement. You got a problem? Take it up with your boy Rocco. You are not negotiating column inches and bar tabs. Insolent fuck! Merdina insolente. Cioè, che insulto. Cioè, se non mi insultasse con merdina insolente mi metterei a ridere. Ecco, così forse mi metterei di meno a ridere. I was supposed to be the irrational idiot with the anger issues. I got anger issues, okay? The guy threatens to shoot me because I can't arrange the liquor license for him. Please, give me a break, dude. Oh, God. They're coming for us! Strano. Ok, vediamo di subire meno danno possibile, anche perché non è che avessimo tanta vita. Avessimo, non è che abbiamo tanta vita. Ah, non è lanciagranate, ok? Minchia, ma che cazzo di arma è? Ok, non è che abbia tanta scelta. Ok. Fuori dai coglioni, dai, vamos. Inizia la corrida. Oh, 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 oh. Oh. Testa. Si nascondono bene però, eh. Testa. 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 Ok, morto sul colpo. Oh, non ti permettere. Testa. Però non mi rompete più i coglioni sui colpi sulla testa, eh. Bravo, finisciti da solo. Testa. Sono precisi però, eh.
viene fuori lui. Testa. Testa. Giubbotto. Adoro. Testa. Ciao. Testa, no. Testa, no. Testa, no. Testa, sì. Vamos. Testa, no. Testa. Testa. Mamma mia. Non mi rompete più coglioni, mi raccomando, adesso. Già prima doveva andare però, Testa. Oh, come ti permetti? Qua niente testa. Come hai fatto a prendermi, testa di minchia? Ma io ti impallino. Ma ti farcisco come un panino di obeccolo. No, non posso bestemmiare su GTA, dai. Già l'ho fatto troppo su FIFA. Questa è perfetta. Servita un cazzo. Oh. Ok. Posso sparare le caramelle? Sì! Whee! No, vabbè, non posso fare questo a 22 anni, dai. Ok, forse adesso ci arriva meglio sta stronza. Ok. Minchia, come cazzo ti piglio se no? Ok, l'obiettivo salute non lo conquisterò mai. Cioè, stavo cercando di perdere il meno salute possibile, invece... Fottuto. Meno mi prenderò sicuramente l'obiettivo colpi sulla testa. Oh, lo piglio o no? Ok, così. Che palle però. Non ci sono rimasto male per tutte quelle spallettate che ho preso alla fine. Dai, andiamo, su. Ok, è già arrivati. Tanto la storia praticamente si svolge tutta nell'isola di Algonquin, quindi siamo a cavallo.
Ma come 50%? Sì, vabbè, voleva 100% colpi alla testa. Un pochino più di precisione me la portava a casa. Ma come cazzo faccio 100% colpi alla testa, dai. Comunque la prossima missione sarà per sua mamma, che si trova dall'altra parte della mappa, che palle. Ok, e prenderò un taxi, va bene? Tipo lui. Andiamo, forza. Sto facendo schifo con gli obiettivi, oh. Me ne dovrei giocare prima le cose, però non sono di questo avviso. Faccio schifo. Che vogliono? What's happening, man? Who's this? Ben, Yusuf Amir, man. Who? The guy who wants to talk about franchising your club. Hey, those conversations are usually Tony's department. Mr. Tony gave me your number. There are some other matters I need to discuss before we get down to the real shit. Hey, if Tony gave you my number, then it's okay, bro. Great. Come hang out at my apartment. It's right on the Middle Park. Prime location. One of the most exclusive in the city. Top dollar shit. You'll love it. Yeah, all right. I'll be by sometime. Just don't wait up. Va bene, poi ci si pensa, eh. Grazie ragazzi per la visione di questa missione. Lasciate like al video, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo per la missione numero 4, che sarà Mama's Boy, per sua madre appunto, per Adriana Yanira Lopez. E poi andremo con due missioni per Armando Torres e Enrique Bardas. Credo che sia fratello di Melody. Grazie ragazzi ancora. Alla prossima, Dario è tutto.